Queste persone sono più naturali e spontanee e in qualche modo più vicine alla vita di noi. Loro improvvisano molto di più e hanno tutta un'altra fede per via della loro religione, delle loro tradizioni, una fede molto più forte. Se voi foste una persona come me, il capo di una grande famiglia e la guida di tante persone, e voleste aiutare la gente, penso che quello che avete voi sia la cosa migliore. E non costa nulla. Ci sono molte persone alle quali può essere d'aiuto, molte persone che hanno una quantità di problemi seri, e questo percorso li può aiutare. Mi chiamo Samson Ajitay, guido la comunità di Accra in Ghana. Vi mostro un po' il paesaggio e le testimonianze di successo. A metà degli anni 90 sono nate in Africa le prime comunità, dapprima nel Sudafrica e Namibia, più tardi anche in altre nazioni, come ad esempio nel Congo, Togo, Burundi, Angola, Uganda e Tanzania, in Tunisia, Marocco e nel Sudan. Anche alla Mauritius e nel Madagascar ci sono amici di Bruno Gröning. Samson Ajitay sta andando a trovare degli amici della comunità di Accra. Anche nel Ghana, come in altri paesi dell'Africa negli ultimi anni, sono accadute molte guarigioni sorprendenti. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your wife? Alfred Kwasi Akbelsiafa è guarito da un disturbo al cuore e per gratitudine aiuta già da alcuni anni nel circolo. Sua moglie Lily era asmatica da 35 anni e anche lei è guarita. Anche un medico del Togo è venuto al convegno del Ghana. Cercando una via di guarigione per mia moglie, sono venuto a conoscenza dell'insegnamento di Bruno Gröning. Era malata già da 8 anni. Aveva forti attacchi di emicrania accompagnati da debolezza, stanchezza e insufficienza respiratoria. Respirava a malapena. In breve, un malessere generale. Dormiva poco. Passava praticamente notti insonni. Non riusciva più a fare i lavori di casa. Dovetti assumere una domestica che si occupasse dei bambini. Un mio amico mi parlò dell'insegnamento di Bruno Gröning e di un convegno nel Ghana dal 3 al 5 febbraio del 2006. Non avevo scelta perché la terapia mi era costata tanti soldi e siccome questa era una guarigione spirituale, non rischiavo. Partì per il Ghana, partecipai al convegno e ritornai a Lomé il 7 febbraio. A poco iniziò a riprendersi, il mal di testa sparì. La respirazione migliorò e il sonno è ritornato. Dorme bene. In famiglia ritornava la gioia. Nell'arco di 3 mesi, tutto questo dolore, tutto questo malessere è scomparso. E mia moglie è guarita. Ringrazio Dio. Adesso riesce a dormire. Si occupa delle faccende di casa. Non abbiamo più bisogno di qualcuno che si occupi dei nostri 3 figli. È completamente guarita. Anche Shelly Regine Che del Camerun è venuta al convegno del Ghana. Soffriva di malaria dall'infanzia. Per decenni ha avuto attacchi di malaria con febbre e forti mal di testa. Ero sempre in ospedale per via della malaria. Provai tutti i nuovi medicinali per la malaria, ma niente sembrava aiutarmi. Lavoravo in ospedale insieme a tanti medici e andavo da un medico all'altro con la speranza di essere curata.
Avevano tutti compassione per me. Facevano quello che potevano, ma io non miglioravo. Die Frau Che ist eine langjährige Bekannte von mir. Conosco la signora Che da anni. Ho vissuto per 11 anni nel Camerun e in quel periodo era una mia collega dell'ospedale. Lei è assistente dietologa e io lavoravo nell'ospedale provinciale di Bamenda come medico. In effetti, lei aveva un'ottima assistenza medica. Una volta al mese andava anche da un famoso professore nella capitale Yaoundé, che la trattava in modo specifico per la malaria. Mi raccontò di aver provato tutte le terapie possibili, naturalmente anche quelle tradizionali. Ha cambiato alimentazione, ha fatto tutto quello che poteva fare e ha provato tutte le vie della medicina tradizionale. Non usciva più da questo circolo vizioso. Ogni 4-6 settimane aveva attacchi di malaria. La dottoressa Gagnonga conosceva bene il mio problema. Mi diede il libretto Introduzione all'insegnamento di Bruno Gröning e disse che pensava potesse aiutarmi. Prima di ritornare in Germania mi portò un paio di cassette introduttive all'insegnamento di Bruno Gröning. Le ascoltai ogni giorno, ogni mattina, ogni notte, cercando di fare Einstellen e piano piano mi sentì meglio. Un anno dopo sono ritornata nel Camerun. Proprio come la prima volta, quando andai in macchina dal villaggio di mio marito al capoluogo della provincia, ed è una città di circa 100.000 abitanti, andai sulla Commercial Avenue, che è la strada commerciale più importante. Lì, la prima persona che incontrai fu la signora Che. Devo ammettere che questa cosa mi ha davvero impressionato. Non sapevo neanche come stesse, così le ho detto: «Ma signora Che, che fa qui? Come sta?» E allora lei mi ha detto di essere sana. La malaria l'ho proprio dimenticata dal 2004. Non ci ho pensato neanche una volta e mi resi conto che stavo proprio bene. Dunque era aprile del 2004 e da allora non si è più sentita malata. Per un periodo temeva di fare l'esame perché pensava: se nel sangue ho di nuovo la malaria, smetto di nuovo di credere. Poi, nel 2006, ha trovato il coraggio. Ha fatto un esame del sangue e l'ha rifatto dopo 2 mesi. E gli agenti patogeni della malaria non c'erano più. Ed è rimasto così fino ad oggi. Io mi auguro che tutta l'umanità possa aprirsi e accogliere l'insegnamento di Bruno Gröning, così che l'aiuto possa raggiungere tutti gli uomini che hanno bisogno d'aiuto. Perché non aiutare tutti in Camerun e in tutta l'Africa? Il mio desiderio in relazione all'insegnamento di Bruno Gröning è: lasciate che sempre più uomini possano accogliere e accettare questo insegnamento e che le emergenze della gente possano sparire, così che le persone possano vivere e sentirsi come tutti gli altri sulla Terra. Like human beings, equal to human beings everywhere in the world.